We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh yeah! E buonasera, cari amici, come state? Tutti bene? Spero che stiate tutti super benissimo. E allora ci avviciniamo sempre di più al Natale, oggi 12 dicembre. Come vedete, la mia location è già cambiata da un bel po', stile natalizio. Anche oggi contraddistinguiamo le nostre due stese con due splendide candeline, una bianca, la prima variante bianca e la seconda bella, vedete, brilluccicosa, tutta dorata. Cominciate a scegliere la candelina che più vi piace. E la domanda di oggi è questa. Ti svelo se hai intenzione di cercarti o tra di voi è finita per sempre. Quindi vediamo se questa persona ha intenzione di cercarvi, magari approfittando delle feste natalizie, oppure tra di voi è finita per sempre e non c'è più nulla da fare. Quindi noi ci rivolgiamo alle coppie, diciamo, che sono ferme in pausa di riflessione, dove magari aspettiamo ancora un ritorno. Sapete che ci sono persone talmente irriducibili che aspettano persone da anni che non tornano mai, no? Che non tornano più. Ma c'è sempre quella speranza che la persona torni, anche se è passato molto tempo, perché magari ce l'abbiamo nel cuore, perché magari ha lasciato su di noi un ricordo indelebile nel tempo. Quindi c'è sempre quella speranza che, insomma, la persona. Una persona che noi abbiamo tanto amato in passato possa tornare nella nostra vita. E allora vediamo di capire se questa persona ha intenzione di ritornare nella nostra vita oppure è finito tutto per sempre. Cominciate a scegliere quale delle due candeline volete, se quella bianca o quella brillantata, diciamo brillantinata color oro. Allora, intanto io vi dico che sono Perla, do il benvenuto a tutti sul mio canale, quelli nuovi e bentrovati tutti quelli che già mi conoscono. Intanto ringrazio di vero cuore tutti quelli che si sono iscritti al mio canale. Abbiamo superato il traguardo dei 1500 iscritti, quindi veramente do un grosso abbraccio e un grazie a tutti di vero cuore. Veramente siete meravigliosi. Grazie, grazie mille di tutto. Per il tempo che mi dedicate e insomma in un certo qual modo mi fate compagnia e io spero di fare compagnia a voi per quello che posso, intrattenervi sempre il più piacevolmente possibile. Allora, ci saranno dei nuovi diciamo video in cui appunto ci saranno dei premi. A breve farò l'interattivo di Natale, proprio quello prettamente natalizio di Natale. Con due regali per voi che poi vi dirò. Ovviamente rimanete sempre sintonizzati e se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi così vi arriverà la notifica del video non appena lo pubblicherò e poi vi spiegherò bene cosa dovrete fare per partecipare ai nuovi premi in palio. E niente, detto questo, io ovviamente poi andremo avanti anche con i nuovi segni zodiacali. Mancano ancora dei segni zodiacali. Poi, pian piano, in ogni caso, prima della fine dell'anno avrete tutti il vostro oroscopo per i primi 2 mesi dell'anno. Ok, detto questo, adesso io parto con la stesa. Allora, abbiamo detto: ti svelo se questa persona ha intenzione di cercarti o tra di voi è finita per sempre. Va bene? E allora io metto questa bianca su questo mazzo, questo qui dei veggenti della luce e i tarocchi marsigliesi utilizzerò invece per la candelina brillantinata color oro. Allora, candelina bianca oppure candelina brillantinata. Penso che è mezz'ora che parlo, a quest'ora avete già scelto, per cui io parto, va bene? Poi abbiamo anche qui gli oracoli degli specchi, prenderemo sicuramente qualche carta. Benissimo, parto immantinente con la prima stesa della candelina bianca. La mettiamo su questa bella conchiglia in modo che possiate
ben vederla e partiamo. Allora, candelina bianca. Quindi questa persona ha intenzione di cercarci oppure è finita per sempre e non c'è più niente da fare. Vediamo un attimino cosa ci dicono le carte. Cosa ci dicono le carte? Vediamo un pochettino. Le carte volano, non so perché volano oggi. Volano di qua e di là, hanno voglia di parlare questa sera, è un po' che sono ferme, quindi vogliono parlare assolutamente, quindi volano di qua e di là. Allora, questa persona ha intenzione di cercarci oppure è finita per sempre e dobbiamo rassegnarci che non la rivedremo più, o che comunque, anche se la rivedremo, non in quella veste che tanto amiamo e che ci piacerebbe, e in cui ci piacerebbe rivedere la persona. Allora io prendo anche subito, poi ritorneremo da queste carte, però voglio prendere anche subito una carta di queste, degli oracoli, degli specchi, una sola, poi eventualmente tante, ne possiamo prendere anche delle altre. Per voi della candelina bianca, ok. Allora, questa la aprirò alla fine, la mettiamo qui. Allora, questa, ok, la mettiamo qua. Ovviamente poi le carte sono là, se abbiamo bisogno le prendiamo. Partiamo. Quindi adesso noi consideriamo quello che pensa questa persona, perché stiamo parlando di lui o di lei, se siete uomini, ok. Allora, partiamo col diavolo, ok. Poi vi parlo di tutte le carte. Poi abbiamo una bella torre. Oh, che belle carte. Poi abbiamo un due di coppe e un nove di bastoni. Allora, partiamo dal diavolo, che è questa carta un po' particolare che riguarda il suo pensiero. Allora, il diavolo è una carta in cui che ci indica che questa persona ci pensa. Già sappiamo che questa persona ci pensa e direi che è ossessionata da noi. Continua a pensarci, a sognarci la notte, a desiderarci sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale. Non riesce a dimenticarsi di noi. Ci ha sempre nella sua testa, è attratto sessualmente da noi in maniera esagerata, non riesce proprio a dimenticarci, non riesce a uscire da questa ossessione che ha per noi, come se fosse incatenato a noi, no? E quindi non riesce a pensare di non vederci più, di non avere più nostre notizie, in quanto è lontano da noi. Quindi sia che in questo momento siete in pausa con questa persona, sia che tanto tempo che non la vedete e quindi aspettate il ritorno di questa persona sappiate che non riesce a dimenticare, è proprio dipendente da voi e attaccata, diciamo, a voi in maniera proprio eccessiva. Quindi ha questo sentimento nei vostri confronti. Può anche darsi che anche voi siete ancora, vi sentite attaccate a questa persona e desiderate, magari la pensate anche la notte. C'è questo attaccamento, credo, sia da parte sua che da parte vostra, per questo amore che per adesso non vi potete vivere, ma ancora avete questa sensazione, questo senso di perdita e questo attaccamento veramente passionale uno con l'altro. Siete incatenati, vi sentite incatenati l'uno all'altro. Poi abbiamo questa carta della torre. La torre indica una perdita improvvisa, un cambiamento improvviso nella propria vita, una perdita di tutto. Quindi nello stesso tempo questa persona sente che ha perso tutto, ha perso il rapporto che aveva con voi, ha perso ogni cosa, ha perso il vostro amore, ha perso la sua serenità, ha perso la sua gioia, ha perso la sua pace, e c'è questa sensazione di perdita di tutto. Quindi un cambiamento improvviso che c'è stato nella vostra vita, perché ovviamente non vi vedete magari più da tanto tempo, quindi c'è stato questo cambiamento
improvviso questa perdita di tutto, il crollo di ogni cosa, il crollo di ogni speranza, insomma, per voi, per la vostra vita. E però diciamo che dopo diciamo questo periodo, di solito la torre indica che ci sarà comunque un cambiamento e un'improvvisa rivelazione, no? Quindi un qualcosa di inaspettato che può cambiare le cose, cambiare la situazione. Quindi questa perdita, ma questa improvvisa rivelazione di un qualcosa che accadrà in futuro e che potrà cambiare le cose tra di voi. Quale potrebbe essere questa rivelazione? Ce lo indica questo due di coppe. Il due di coppe indica una relazione tra due persone, una ritrovata armonia tra fiamme gemelle. Quindi una ritrovata passionalità, una ritrovata passione tra due persone, un idillio ritrovato, una concordia. Quindi vedete queste due mani intrecciate. Quindi dopo questo periodo poco felice del vostro rapporto, pare che finalmente tra di voi ci sarà una ritrovata armonia, quindi io direi che la relazione non è assolutamente finita per sempre in questo caso, perché questa carta ci rivela che non è finita, anche perché i rapporti tra fiamme gemelle sono non finiscono mai, nel senso che sì, ci sono dei periodi di fermo, di litigio, di magari non vedersi anche per anni in questo tipo di rapporti, però poi i rapporti si vengono comunque sempre riallacciati, no? E questo diavolo ce lo indica, è proprio il diavolo è indice anche di quei rapporti che non finiscono mai, che finiscono e poi continuano, perché c'è questa passione amorosa, queste catene che continuano a legarvi e che, di cui voi non potete assolutamente liberarvi. Poi abbiamo questo 9 di bastoni. Il 9 di bastoni indica appunto un guerriero che continua a combattere, un guerriero che è vicino all'obiettivo, che deve fare gli ultimi sforzi per arrivare all'obiettivo. Quindi questa persona di cui voi aspettate il ritorno si sente come un guerriero, dice: io tra poco ritornerò da lei, tra poco riuscirò finalmente a dirle quello che penso e magari lei ancora mi, insomma, mi vorrà ancora nella sua vita, ci proverò. C'è questa attesa da parte sua, questa intuizione che ha questa voglia di ritornare nella vostra vita. Ovviamente lui sa che non è detto che voi lo riaccogliate, però lui ci spera, e quindi ha questa attesa, questa voglia di combattere che vi riguarda, perché lui vuole ritornare assolutamente da voi. Quindi devo dedurre che questa lontananza che c'è tra di voi non è, cioè i motivi non sono stati troppo pesanti e che ci sono delle buone possibilità per voi, ok? Abbiamo infatti questa carta dell'apertura, vedete questa chiave che apre questa porta? Quindi lui non vede l'ora di aprire questa porta perché vuole ritornare nella vostra vita, ok? Allora, vedete che c'è questo sole, no? Una volta che si apre la porta, viene fuori questo sole, bello, chiaro, per voi, per la vostra vita. Allora, io vi faccio vedere accanto queste due mani che si intrecciano e questa apertura. Io non ho bisogno di prendere altre carte perché è chiaro che questa persona ritornerà, voi nel candelina bianca, nella vostra vita. Non sarà immediata la cosa, passerà un pochino di tempo, ok? Però il ritorno ci sarà. Non è detto che non avvenga, che non ci sia un incontro casuale, potrebbe esserci un incontro casuale per voi, eh? Quindi fate attenzione magari agli eventi che accadranno nella vostra vita, ai posti dove andrete, magari vi capiterà di andare negli stessi posti, magari vi incontrerete a qualche festa, un posto particolare dove anche prima eravate abituati a incontrarvi. Pensateci, perché qualcosa sta per accadere. Poi mi farete sapere, ok? Saluto quelli della candelina bianca, gli auguro veramente di ritrovare
questa persona e passo alla prossima stesa, alla prossima candelina bianca. Allora andiamo a considerare chi ha scelto la candelina, questa qui bellissima argentata, mi scivola. E allora anche per voi vediamo questa persona, se ha intenzione di ritornare nella vostra vita, se ha intenzione di cercarlo, se è finita per sempre, ok? Ovviamente se non vi corrisponde vuol dire che non è, che la stessa non è per voi. Vediamo un attimino. Ma c'è sempre un messaggio, nelle varie stesse c'è un messaggio per voi. E allora, prendiamo quattro belle carte di queste per voi. Vediamo se questa persona ha intenzione. Questa è scivolata via da sola, la prendiamo. E anche questa, dai. Poi prendiamo anche una carta di queste. Poi ovviamente se serve ne prenderemo delle altre. Prendiamo anche una carta di queste degli specchi. Queste bellissime carte degli specchi che apriremo poi alla fine. Volgeremo poi alla fine. Tra l'altro queste carte degli specchi, diciamo che alla fine si allacciano con quelle che escono, di solito si allacciano sempre, viene fuori una che si allaccia, eh. Io ne scelgo una per voi e vediamo poi della candelina dorata brilluccicosa cosa ci dicono queste carte. Poi questa qui la mettiamo qua, guardate che lo, ecco, e la prenderemo poi alla fine della stesa, ok? Allora vediamo se questa persona ha intenzione di cercarla o se è finita per sempre, non c'è più niente da fare. Partiamo con la temperanza. Allora la temperanza è una carta, una bella carta, però è una carta di attesa, dovete aspettare un attimino. Allora è una carta di equilibrio, comunque di moderazione. Indica che ci vuole pazienza, una carta anche di guarigione, di rigenerazione, diciamo anche di purificazione, ma anche di liberazione da influenze negative. Vi dice che dovete agire con pacatezza e sapienza e con saggezza. Dovete accettare gli eventi in questo momento e restare calmi. Dovete sopportare, accettare il destino e non contrastarlo. Vedete questa donna com'è tranquilla, che travasa quest'acqua. Perché non dovete contrastare il destino? Perché comunque i vostri problemi si risolveranno, ci vorrà del tempo ma si risolveranno. Questo è un momento di pausa, diciamo quello che accadrà dopo sarà bello per voi in generale, no? Ora vediamo le altre carte cosa dicono, poi vi dico questa carta, l'altra parte del significato di questa carta. In generale, come persona, indico una persona serena, solare, paziente e per bene, ok? Vediamo le altre carte cosa dicono e poi vi dico questa carta cosa potrebbe avere a che fare con voi. Attenzione, comunque è una carta, abbiamo detto, positiva, che indica solo che bisogna aspettare per avere quello che si vuole, eh? Poi vi dirò. Abbiamo poi questo 6 di bastoni. Cosa ci dice il 6 di bastoni? Che è un momento per voi di riconoscimenti, di successi, di vittorie, diciamo che superamento di ostacoli, diciamo che ci saranno anche per voi delle nuove sfide che però supererete con successo, ok? Quindi successi in arrivo. Ok, però anche questo non subito. Abbiamo poi questa carta della regina di denari. Questa carta della regina di denari indica voi, come siete fatte voi, ok? Che tipologia di persone siete voi? Allora, voi siete delle regine di denari. Allora, le regine di denari sono delle donne stabili e mature, delle donne in carriera, con un certo benessere, una certa indipendenza, ricche, pratiche, affidabili, rispettose, semplici, sane,
possono essere anche delle ereditarie, possono essere anche delle donne che hanno avuto dei precedenti matrimoni con figli, diciamo che avuti dal marito precedente, delle donne che a volte che possono essere anche molto buone, altruiste e disponibili, ok? Quindi delle donne comunque che sanno amministrare bene il proprio denaro, ok? Vediamo quest'altra carta. Allora abbiamo la scusate, il 3 di spade. Allora il 3 di spade indica una certa sofferenza da parte vostra, perché diciamo indica questa relazione con questa persona di cui aspettate il ritorno, che vi ha lasciato molto amaro in bocca, molta sofferenza, per cui vi sentite sconfortate, non siete convinti che possa tornare di nuovo questa persona per voi, e diciamo che ultimamente potreste aver fatto delle esperienze paranormali, cioè potrebbero esservi successe delle cose fuori dall'ordinario, cucitelo su di voi, delle cose particolari che vi sono sembrate strane, ok, indica anche questo questa carta, cucitelo su di voi. Quindi queste carte ci fanno capire che voi avete, state molto soffrendo, perché ci possiamo anche parlare qua di una relazione extraconiugale, coniugale per alcuni di voi, con la persona di cui aspettate il ritorno, quindi può anche darsi che soffrite proprio perché la persona non è libera e quindi non vi dedica tutto il tempo che voi vorreste. Può anche indicare questa carta una relazione a tre, che anche causa di sconforto, ok? Prendo qualche altra carta per vedere. Allora, abbiamo visto che questa persona è lontana da voi in questo momento, che voi comunque siete molto sconfortate perché l'aspettate, che comunque nella vostra vita questa carta ci indica che comunque ci sono dei successi, dei momenti belli che state, vi aspettano, riconoscimenti di di cose che voi avete fatto. Vediamo qualche altra carta, ho preso l'altro mazzo perché voglio vedere qualche altra carta di queste, cosa ci dice su questa faccenda, sul pensiero di questa persona. Vedete, uscire di nuovo la carta del successo. Ecco, va data la carta degli amanti. Quindi questa persona ha intenzione di tornare da voi. Ho preso qualche altra carta perché non sapevo, anche se più o meno avevo intuito, per quello vi ho detto, perché questa carta della temperanza diceva che ci voleva tempo, però volevo capire se questa persona, che tra l'altro qui mi indica come la vostra fiamma gemella, sarebbe ritornata nella vostra vita. Allora, qui abbiamo questa carta della temperanza, che infatti ha degli altri significati che ve li dico, visto che è uscita questa. Significa anche un matrimonio desiderato, una convivenza, una fedeltà e un affetto sincero da parte della persona amata. E anche che avrete dei meriti riconosciuti, anche se non subito, e ce lo dicevano anche queste due carte, ma credo che si riferiscono ad altre cose, al lavoro. O anche un merito riconosciuto dalla persona che finalmente tornerà da voi, che vi ama sinceramente, ce lo dice questa carta, anche questa carta. E vediamo adesso, scopriamo questa carta. Apertura. Quindi vedete questa chiave. Allora, questa persona ha intenzione di ritornare nella vostra vita tramite questa porta, la porta metaforica. Vedete, dietro questa porta c'è il sole. Quindi aprirà questa porta e ritornerà nella vostra vita. Ok? Quindi le divergenze che avete avuto si appianeranno. Non sarà subito, ci vorrà un po' di tempo, però questa persona ritornerà nella vostra vita, ok? Qualunque sia il motivo per cui non vi vedete più. Mi viene da pensare che potesse incontrarla, viste queste carte che, insomma, di successo che sono uscite, in una festa. Mi viene in mente una festa dove potesse incontrarlo, non so, una festa paesana, un qualcosa che ha a che fare con un avvenimento particolare, che vi vede entrambi i protagonisti. Cucitelo su di voi, eh? Almeno a me mi fa pensare questo. E comunque, qualunque sia il motivo per cui questa persona non la vedete, questa persona vi ama,
Ok? Benissimo. Io vi lascio. Le carte che sono uscite sono molto belle, sono contenta anche per voi della candelina sbrilluccicosa. E noi ci vediamo la prossima volta. Un grosso salutone dalla vostra amica Perla e la prossima volta. Ciao!